Grazie Presidente. Mi rivolgo a tutti i partiti che siedono in quest'Aula. Questa proposta di legge del Partito Democratico dimostra tutta la vostra disonestà intellettuale e scorrettezza. Inizio citando alcuni dati forniti dall'associazione Open Police. 2.700, ripeto, 2.700 sono i milioni di euro incassati dal 1994 ad oggi da voi partiti. Il 94 era l'anno successivo al referendum che aboliva a larghissima maggioranza il finanziamento pubblico. Con questi soldi avremmo potuto aiutare migliaia di famiglie italiane in difficoltà o rendere sicure tutte quelle scuole pubbliche che se va bene cadono a pezzi e se va male cadono in testa a studenti ed insegnanti. Di questo fiume di denari solo 700 sono i milioni che i partiti hanno effettivamente speso nell'esercizio dell'attività politica. Un differenziale, signori miei, di 2.000 milioni di euro. Incassati 2.700, spesi 700, differenziale in positivo di 2.000 milioni di euro. Soldi pubblici che vi siete intascati, ma forse è meglio dire rubati. Soldi che non avete mai restituito e neppure utilizzato per avvicinare i cittadini alla politica, come dice la Costituzione. Il 300% in più di quanto avete realmente speso. Come se un qualsiasi dipendente pubblico o una ditta privata in missione o trasferta si facesse rimborsare il triplo delle spese effettivamente sostenute. Si chiamerebbe truffa e sarebbe un reato penale per l'impresa o per il privato. Nel caso vostro, è sempre una truffa, ma è legalizzata. Fatta questa doverosa premessa, andiamo alla proposta di legge del PD a prima firma dell'ex tesoriere di SEL, dato di per sé utile a capire che siete tutti uguali quando si tratta di mangiare soldi pubblici per soddisfare interessi privati. È una storia lunga di cui voglio raccontare i passaggi più importanti affinché chi ci ascolta capisca chi siete e che cosa fate. Tutto inizia con il deposito di una proposta di legge condivisibile che andava ad affiancare quattro magistrati che compongono la commissione di controllo dei rendiconti dei partiti, altri quattro esperti in materia finanziaria e contabile. Un'iniziativa legislativa giusta perché faceva ripartire una commissione bloccata nelle proprie funzioni a causa di un organico troppo esiguo. Fin qui tutto bene, il Movimento 5 Stelle avrebbe votato a favore, avremmo schiacciato il pulsante verde. Del resto, il motto contenuto nella nostra proposta alternativa al decreto Letta sulla finta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti era controlli, trasparenza e sanzioni. Controlli, trasparenza e sanzioni nei confronti dei partiti. Chi commette irregolarità deve pagare, oltre ovviamente alla cancellazione totale dei soldi pubblici ai partiti. Tutti sapete ovviamente che il Movimento 5 Stelle non ha voluto incassare i 42 milioni di euro che gli spettavano. Come sapete anche che ci dimezziamo lo stipendio e lo devolviamo al fondo per il microcredito alle piccolissime, piccole e medie imprese. Un totale ad oggi di circa 12 milioni di euro che faranno ripartire e hanno già fatto ripartire centinaia di imprese. Imprese che invece voi state facendo chiudere con la vostra folle politica fatta di tagli agli stipendi e ai diritti dei lavoratori e fatta di tasse. Perché il tutto è vi difendete dietro lo spauracchio del ce lo chiede l'Europa. Solo in questi giorni, infatti, di questi giorni, le ennesime notizie, ahimè, relative a suicidi di imprenditori e di disoccupati in Italia. Ma torniamo al provvedimento in questione. Questo strano, stranissimo idillio politico è durato il tempo di un temporale estivo. Vi siete subito tolti la maschera, siete tornati in voi stessi e avete trasformato questa giusta proposta in un cavallo di Troia che apre il rubinetto dei finanziamenti pubblici a voi stessi. Lo avete fatto in spregio del regolamento della Camera, che dichiara inammissibili gli emendamenti che esorbitano dalla materia oggetto della proposta di legge. Il tutto ovviamente con il beneplacito di una Presidente della Camera, nei cui confronti non spreco alcuna parola, tanto è bravissima a commentare da sola, farsi commentare da sola.
Avete quindi cancellato i controlli dalla Commissione per gli anni 2013 e 2014, permettendovi così di incassare i 45 milioni di euro giustamente bloccati per l'assenza della verifica contabile. Come se una qualsiasi impresa chiedesse ed ottenesse nella propria dichiarazione dei redditi il rimborso di una somma per una qualsivoglia detrazione, ma senza presentare i documenti richiesti, o ancora, come se una famiglia usufruisse di un aiuto statale, come può essere l'accesso ad una casa popolare o una retta dell'asilo più bassa, senza fornire i documenti necessari. Ovviamente imprenditori, lavoratori, famiglie continuano ad essere vessati, mentre a voi non viene chiesto niente. Voi, a differenza dell'impresa o del cittadino che andrebbero incontro ad un doveroso processo penale, sedete in Parlamento e vi potete permettere di violare le leggi modificandole. Insomma, una truffa bella e buona, signori miei. Perché questo avete fatto, avete violato la legge che voi stessi avete scritto modificandola. E non finisce qui. Pare incredibile, ma vi siete spinti oltre. Avete depositato un emendamento in cui cercavate di vietare le pubblicità commerciali da qualsiasi, lo leggo piano, è talmente orrido che lo leggo piano. Avete depositato un emendamento in cui cercavate di vietare le pubblicità commerciali da qualsiasi sito internet o blog che trattasse anche la materia politica, norma giustamente definita ammazza blog, cioè ammazza Movimento 5 Stelle. Per questo non ci sono ovviamente parole per descrivervi a dovere. Prendervela con un movimento di cittadini che ha rifiutato tutti i finanziamenti pubblici che gli spettavano e che finanzia con la pubblicità, anche qua lo leggo piano, finanzia con la pubblicità dei privati il proprio unico strumento di informazione politica, porta in sé qualcosa di orrido. Voi, che, e mi rivolgo nello specifico al Partito Democratico, oltre alle centinaia di milioni di euro rubate in qualità di partito, avete scaricato sui cittadini i 95 milioni di euro di debiti del vostro giornale di partito, l'Unità. Allora, come oggi, vi siete scritti una norma di legge che violava la legge sino a quel momento in vigore e che vi permetteva di nascondere i vostri patrimoni, frutto dei soldi rubati ai cittadini, all'interno di scatole cinesi chiamate fondazioni. L'Unità, il giornale capoclassifica per i finanziamenti all'editoria, con ben 61 milioni di euro incassati dal 2003 ad oggi, e lo avete pure fatto fallire a dimostrazione della vostra inettitudine. Ma non pensiate che il Movimento 5 Stelle esca ferito da tutto ciò. Al contrario, questo vostro modo di fare, questa vostra disonestà intellettuale, per noi è una melodia che prelude alla vostra imminente sconfitta. Se dopo 2 anni e mezzo non avete ancora capito che tutto intorno a voi è cambiato, che gli esempi di onestà sono inarrestabili, che la richiesta di onestà in politica è incontenibile, significa, signori miei, che non la capirete mai questa cosa. Usando un paragone ciclistico che piace tanto al vostro capo, potremmo dire che siete momentaneamente in vantaggio. E lo siete perché avete sabotato le nostre biciclette e ci avete frenato, usando gli organi di informazione, tentacoli di quel sistema di potere malato di cui fate parte. Ma non avete capito che il vostro avversario è forte. Il vostro avversario è forte. Allenato da anni di preparazione, trascorsi ad ascoltare ed aiutare la gente. Persone di cui abbiamo compreso le necessità e che ora sappiamo aiutare, perché noi siamo quella gente. Il vostro avversario siamo noi e abbiamo preso velocità. Quando vi volterete per capire quanto vantaggio credete di avere, sarà troppo tardi. In quel momento noi vi supereremo e in quel momento vi supererà la voglia di riscatto dei cittadini, di tutti i cittadini onesti. E concludo, vi aspettiamo al traguardo, ci fermiamo superata la linea del traguardo e vi aspettiamo. Nel frattempo, vedete se riuscite ad incassare pure questi, c'è scritto facsimile, ma forse riuscite a fare pure con questi.
Colleghi, chiedo ai commessi di impedire che vengano lanciati degli oggetti dalla tribuna. Le persone dalla tribuna debbono essere allontanate immediatamente. Colleghi, sapete... Colleghi, abbiamo tutti ascoltato i vostri interventi. Chiedo ai commessi di togliere dai colleghi del 5 Stelle i materiali che non sono...